Siamo in compagnia di Domiziano Lasegna, sindaco di Palagiano, che per l'occasione si veste in maschera, ovviamente Palagiano, non il sindaco, anche se un po' tutta la città partecipa festosamente a questa manifestazione, sindaco. Vedo ragazzi, cittadini, istituzioni, una bella iniziativa. Sì, siamo alla terza edizione, un evento Palagiano in maschera che inizia ad essere un evento importante del nostro programma socioculturale, per cui un'occasione di incontro, un'occasione di partecipazione. Qui abbiamo un gruppo straordinario di oltre 100 ragazzi, di 100 giovani che insieme hanno realizzato tutto, dai carri in cartapesta, ai costumi, agli spazi, insomma una bella prova di partecipazione sociale, culturale, di uno stare insieme che ci fa essere un po' più orgogliosi di essere palagianesi, un po' più felici e gioiosi in questi giorni di festa. In virtù di questo carnevale addirittura sentivo prima i ragazzi mi spiegavano, si sono formate due maschere, Clementino e Clementina, che in qualche modo rievocano anche prodotti del territorio. Assolutamente, abbiamo pensato, hanno pensato di rilanciare un po' quello che è il brand del nostro territorio, della nostra Palagiano, che è il Clementine di Palagiano, della Conca d'Oro, e l'hanno declinato in termini carnevaleschi, tirando fuori appunto due costumi, Clementino e Clementina, che sono due costumi ormai tipici di carnevale, del carnevale palagianese, che rappresentano un po' per colori e per immagine il nostro frutto principe del territorio. Ci ha raggiunti Patrizia Daura, organizzatrice di questa bella manifestazione in maschera, appunto Palagiano in maschera. Patrizia, impegnatissima, hai trovato un secondino per noi, una bella organizzazione insomma, che coinvolge tutti, istituzioni, cittadini, raccontaci. Noi cerchiamo ogni anno di riuscire a fare sempre meglio, coinvolgendo i due istituti. Quest'anno abbiamo anche fatto un tema unico proprio per unire le scuole e non dividere, perché gli anni precedenti avevamo due temi diversi per scuole, invece quest'anno abbiamo voluto fare tema unico e mischiare, e infatti è piaciuto tantissimo anche agli insegnanti il fatto di stare insieme davanti ai carri allegorici che i nostri ragazzi hanno preparato. Quanti sono questi carri? I carri sono 4 e stanno arrivando proprio in questo momento, siamo in fibrillazione perché stiamo per partire. E il tema è stato detto, non lo so, la musica, quest'anno il tema è la musica. Va bene, allora noi andiamo, ci vediamo tra poco.